Benvenuti a Filcam News. Una medaglia d'argento e tre di bronzo per gli azzurrini che hanno gareggiato a Berlino in occasione dell'European Cadet Cup, torneo che ha riscontrato la partecipazione di 707 atlete da 34 nazioni. La nostra Eleonora Geri si è classificata seconda nei più 70 kg. I bronzi poi sono andati a Sofia Fiora, Alessandra Prosdocimo e Giorgia Stangerlin. Un quinto posto poi per Elisa Drasti ed un settimo per Anna Rita Campese nei 48 kg. L'Italia ha concluso al sesto posto nel medagliere femminile e al decimo in quello generale, guidato da Germania, Russia e Giappone. A questo punto manca soltanto l'appuntamento a Biesco, in Polonia, dal 18 al 19 maggio, per concludere il circuito dell'European Cup ed affrontare quindi il campionato d'Europa in programma a Tallinn, dal 21 al 23 giugno, a cui seguiranno anche i play-off di Utrecht, dal 13 al 20 luglio, e i mondiali a Miami, dall'8 all'11 agosto. Si è conclusa la 12ª edizione dell'Open di Toscana di Karate. Due giorni di competizioni con 400 atleti in rappresentanza di 200 società provenienti da tutta Italia. La competizione, valida per la ranking federale, è stato un test molto soddisfacente per il risultato degli atleti visti dalla Commissione Tecnica Nazionale. La classifica per regioni ha visto salire sul podio il Lazio al primo posto, che domina così la classifica, seguito dalla Campania al secondo posto e dalla Lombardia al terzo. Per quanto riguarda le società, si aggiudica la vittoria lo Shirai Club San Valentino, seguito dalle Fiamme Oro e dal Master Rapid Lombardia. Si è concluso sabato 4 maggio lo stage tecnico di Jiu-Jitsu presso il Palafilcam di Ostia, sotto la guida della Commissione Nazionale, con i maestri Bagnulo e Sciutto e la partecipazione straordinaria della maestra Keiko Wakabayashi, uno dei più grandi personaggi viventi della tradizione del Jiu-Jitsu. La maestra Wakabayashi è da diversi anni residente in Italia. Un successo di numeri che ha visto la presenza di oltre 500 partecipanti, tra tecnici, praticanti ed atleti, allo stage e dei successivi campionati italiani di fighting e duo system svoltesi il giorno successivo. È stato crescente il livello tecnico degli atleti e di ottimo livello le finali di categoria. È la Kiyama Budo Club Capaci che riconferma il suo primato nella classifica per società, seguita dai Tarantini dell'Accademia di Bartolomeo e dai Romani del KGM Lazio. Anche quest'anno la Filcam parteciperà a Rimini Wellness dal 9 al 12 maggio. Rimini Wellness è la fiera più importante d'Europa per il fitness, con più di 250.000 presenze ogni anno. La Filcam sarà presente con una ricca programmazione di stage e dimostrazioni attuate dai propri maestri. Questo è il calendario della federazione. Sabato 11 maggio il presidente della Commissione Nazionale MGA, Giancarlo Bagnulo, terrà un seminario sull'autodifesa. Domenica 12 maggio il campione del mondo ed allenatore della Nazionale Giovanile di Karate, Davide Benetello, terrà un seminario di gumite agonistico. Nella stessa giornata la medaglia olimpica di Londra 2012, Rosalba Forciniti, svolgerà un lavoro tecnico di judo finalizzato alla prestazione degli atleti di alto livello. Ricordiamo inoltre che ai tesserati Filcam sarà riservata un'entrata a prezzi agevolati. Si stanno svolgendo a Budapest i campionati europei di karate, dove è presente la nostra nazionale. Dopo i recenti e positivi test in Turchia, la nazionale maggiore ha partecipato a 10 giorni di ritiro molto intensi, coordinati dal direttore tecnico Pierluigi Aschieri e dai tecnici Guazzaroni e Sodero. Ad essere convocati a rappresentare l'Italia sono stati chiamati Luca Valdesi per il kata maschile e Viviana Bottaro per il kata femminile, insieme alla squadra composta da Sara Battaglia e Michela Pezzetti. Per quanto riguarda il comité ci sarà il campione del mondo Luigi Busà insieme a Stefano Maniscalco, Nello Maestri, Salvatore Serino e Antonio Vastola. In ambito femminile troviamo invece Selene Guglielmi, Sara Gardin, Lorena Busà, Laura Pasqua e la vice campionessa del mondo Greta Vitelli. La squadra maschile non parteciperà alla competizione a squadre a causa dei numerosi infortuni agli atleti di spicco. Altra situazione invece per la squadra di comité femminile che vede in aggiunta alla formazione titolare la partecipazione di Chiara Zonon. Lo staff di Filcam News è presente a Budapest e nella prossima edizione verrà dedicato un ampio spazio alla trasferta azzurra per questi campionati europei. I prossimi appuntamenti della Filcam. Si svolgeranno a Terasini e Palermo, sabato 11 maggio, i campionati italiani juniores di lotta a stile libero, sotto l'organizzazione della storica Accademia Atletica Pesante Scuderi. È prevista un'ampia partecipazione di atleti che si contenderanno il titolo tricolore juniores. Appuntamento alla prossima settimana con Filcam News.